Allora, siamo a 24 ore dal grande momento, dall'inizio del campionato. Come ti senti? Fino a ieri molto serena, la barca a posto, ci siamo allenati tanto in questo posto qua, abbiamo fatto due chiacchiere tra noi, abbiamo le idee chiare. Ammetto, stamattina mi sono svegliata e ho realizzato di avere un po' di rane nella pancia, ma mi succede prima di ogni campionato, quindi non può che essere un buon segno. Siamo consapevoli della difficoltà di questo campo di regate, della conduzione in questo mare di Santander, ma siamo anche preparati, lucidi, tranquilli. Tra l'altro gli ultimi due giorni, con l'inizio del campionato per le altre classi, non fanno che aumentare questo punto interrogativo sulle condizioni, sul campo di regata. Sono stato davvero tricky, come dicono. Sì, infatti, ma ne siamo, ripeto, consapevoli, nel senso la cosa più importante durante il campionato sarà essere molto svegli, molto lucidi di testa, essere molto aperti, quindi non possiamo pensare di navigare come navighiamo al lago, dove sappiamo che devi partire, andare sotto le rocce e lì finisce la regata, e essere rapidi. Qui è un costante rimettere in discussione il campo di regata, quindi se alla prima bolina ha dato buona destra non è detto che succeda anche alla seconda bolina. Occhi aperti, tutto qua. Come si convive con la pressione, con il sapere che siete tra i favoritissimi, tra i due o tre equipaggi che sulla carta assolutamente si giocheranno il podio? Lo senti, lo avverti? No, quello zero, nel senso sento la pressione come la sento per tutte le regate, perché stiamo lavorando tanto ed è bello dopo aver lavorato tanto vedere dei risultati, quindi non è tanto la pressione da parte dei risultati passati quanto la pressione di aver voglia di fare bene, essere determinati a fare bene. Vittorio è diverso per come lo vedi, ti sembra che anche per lui è una regata molto speciale o è il solito rispetto a tutte le altre vigilie? È il solito rispetto alle altre vigilie. Lo dici per non svelare un segreto o è davvero così freddo? No, nel senso è vero, è una regata più importante, ma una regata è... E non è che uno pensa che si scende in acqua per un mondiale con un atteggiamento diverso rispetto a quando si scende in acqua per una World Cup. Per quanto ci riguarda, può essere vero a priori, ma la vera verità è che quando sei in acqua vuoi dare il 1000 per 1000 sempre e comunque e vuoi dimostrare quello che sai fare, quindi davvero siamo sereni. Assolutamente, mi sembri molto pronta, sarò in spiaggia domani a aspettarti dopo la regata. Ottimo, grazie mille, domani, grazie. Ciao.